parlo mal di loro e la gente mi dà ragione. Quando dico la verità, Maracanà ascolterà. Perché ho iniziato così? Perché oggi parliamo proprio di Maracanà e lo facciamo con due amici che hanno avuto occasione di vedere questa trasmissione e non l'hanno apprezzata. Proprio per questo si stanno facendo riprendere di spalle, perché hanno paura di ritorsioni, e li chiameremo Mr. X e Mr. Y elevato alla seconda. Allora, Mr. X, perché ce l'ha tanto con Maracanà? Ce l'ho con Maracanà perché è un programma che... Loro dicono che dicono la verità, ma non è così, perché credo che siano una massa di incapaci, soprattutto il conduttore. Ma invece, comunque nell'opinione pubblica, quel conduttore è molto apprezzato. Perché lei lo denigra così tanto? Perché non sta dando il giusto spazio a delle opere che hanno davvero salvato il territorio. Quindi... Non va bene come conduce la trasmissione. Invece, Mister Y elevato alla seconda, lei con chi ce l'ha in particolar modo? Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato. Vorrei fare i complimenti a Marco Laudonia perché ha comprato finalmente un cavalletto nuovo e un microfono per fare le interviste. E il cavo. È un cavo anticarro questo. Poi volevo dire che noi siamo X e Y elevati alla seconda, però non come equazione di secondo grado, ma come equazione di primo grado. Perché è meglio fare una precisazione per chi magari. Una precisione per chi magari non capisse bene di matematica. Io ce l'ho anche soprattutto con quel ragazzo che c'ha i capelli rossi che mantiene la telecamera, e anche con l'altro più alto, Giuseppe Piro. Perché la telecamera non la sanno usare praticamente. Le immagini vengono tutte quante sfocate. Se non era per l'aiuto dell'automatico che si mette alla videocamera, le immagini venivano un po' sfasate e non bene come magari fanno i professionisti veri e seri. Poi ovviamente non è giusto che quando succede un problema, quando c'è un'opera d'arte tipo la fontana, tipo il ponte, subito loro vanno a criticare la costruzione, eccetera, tante altre cose. È un'ingiustizia questo. Veramente, degli sciacalli. Che cos'è quella cosa che le ha dato più fastidio? Che non si è dato il giusto risalto al ponte sul Gennarito e alla fontana, perché sono opere che... ci invidiano, e invece loro solo criticano. Invece era molto più bello dire il nome dei progettisti e quando hanno preso per quelle opere. Un'inezia, fra l'altro. Mica si fanno così, nascono dal nulla queste opere. Lei invece, Mister Y elevato alla seconda, che cosa più le ha dato fastidio? La capata di Del Piero o Bobby Solo? Ma diciamo che la cappata di Del Piero è stata soprattutto un evolvere impressionante. Questa qua è una frase molto che va capita. È un crescendo rossiniano. I sottotitoli, è bravissimo. Ecco, infatti non so se quei due cialtroni di Maracanà saranno in grado di comprendere la profondità di questo messaggio. Un attimo. Vorrei aggiungere una cosa, che Massimo Salandrino non è affatto della Juventus, ma lo fa apposta a dire che è della Juventus, perché è tifoso del Foggia, di Zeman, che quel ragazzo con i capelli rossi non è tifoso dell'Inter, ma è soltanto amante del cricket, no, del cricco. Matteo Monte di calcio non capisce assolutamente nulla, perché si sa che è un appassionato di ciclismo e di bocce sul ghiaccio. Bocce sul ghiaccio, però. Bene, ringraziamo Mister X e Mister Y elevato alla seconda e faremo sicuramente vedere questo messaggio significativo a Matteo Monte e Francesco De Vincenti.